Ciao a tutti da Saverio di Terra nel Cuore e benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel pieno dell'inverno, tanti tipi di alberi possono essere podati in questo periodo ed è proprio di un metodo di podatura che voglio parlare oggi. Un metodo che viene molto criticato da tante persone che amano gli alberi, la capitozzatura. In questo video vi dirò due vantaggi e cinque svantaggi che caratterizzano questo metodo di podatura. Mi raccomando, se vi piacciono i miei contenuti, sostenete questo canale iscrivendovi. La capitozzatura è un metodo utilizzato dall'uomo da tantissimi anni che serve per contenere gli alberi sia in altezza che in larghezza. Contenere gli alberi significa accorciare, controllare i rami ad una certa distanza. È un tipo di podatura che viene praticata ancora oggi su qualche albero da frutto, ma è soprattutto utilizzata sugli alberi che vivono proprio nelle città. Allora, ho preso questo ramo come esempio, facciamo finta che questo è un albero che vive nelle nostre città. La capitozzatura consiste nel tagliare i rami al di sopra dell'intersezione con il tronco principale, così. Addirittura spesso l'ho vista fare anche così. A me proprio non piace quest'albero accorciato così. E tu cosa ne pensi sulla capitozzatura? Scrivilo nei commenti. Questo vantaggio è economico e va a favore appunto dell'economia della ditta di giardinaggio che interviene nei centri urbani. Non serve personale qualificato. Per fare grossi tagli con la motosega è sufficiente un operaio generico. Ovviamente non ce l'ho con gli operai e porto il massimo rispetto per loro. Il discorso è che questi operai avranno sicuramente anche fatto una formazione generica di giardinaggio, però non saranno mai come dei podatori professionisti che sanno dove andare a tagliare sull'albero, sanno come rispettarlo, sanno i periodi, sanno come farlo soffrire meno possibile con i tagli. Quindi le ditte di giardinaggio, non investendo su podatori professionisti, c'è un grosso risparmio economico per loro, perché comunque un podatore professionista andrebbe pagato di più. Ci vuole poco tempo per effettuare una podatura anche di un albero di grosse dimensioni, perché praticamente non ci sono regole da rispettare, bisogna soltanto accorciare. I tagli grossi che vengono praticati sui rami per accorciarli, l'albero non sarà mai in grado di cicatrizzarli. Quindi al loro interno penetrerà l'acqua piovana che andrà dentro piano piano al circuito della linfa, favorendo così la proliferazione dei funghi, dei batteri. Questi funghi poi andranno a degradare i tessuti interni, con la conseguente comparsa di cavità, di buchi su quest'albero. Avete visto in città spesso gli alberi sono pieni di buchi? A proposito dei buchi che si trovano negli alberi, vi consiglio di vedere un video, ve lo lascio qui in alto alla vostra destra il link, in cui fa vedere come altre piante, altri alberi sfruttino questi buchi come opportunità per andarci a vivere. Un albero, quando subisce questi tagli grossi sopra il suo tronco oppure direttamente nel tronco, attiva tutte quelle gemme dormienti che stavano sul tronco, che sono dette gemme latenti, e sono indotte tutte quante a germogliare, perché l'albero è costretto a recuperare a tutti i costi, perché l'albero cerca la luce a tutti i costi per alimentarsi con la luce, per produrre zuccheri a suo vantaggio. Ed oltre a fare questo lavoro, quindi creare tanti rami fini, perché comunque si sente gravemente danneggiato, emetterà anche dal basso, quindi dalla base del tronco, numerosissimi polloni, perché comunque in qualche modo quest'albero deve trovare il piano B, il piano C a questo danno che è stato fatto. Di conseguenza porta al doppio della manutenzione, perché poi bisogna andare lì sotto a tagliare tutti questi polloni, perché altrimenti nelle città creerebbero delle piccole foreste. E ovviamente tutta questa fuoriuscita che ci sarà di polloni andrà a scapito del tronco principale, perché lo indebolirà. I polloni succhiano tanta linfa. Lasciando il tronco in queste condizioni, quindi senza i suoi rami superiori, il tronco con il vento non oscillerà più, quindi diventerà rigido, sempre più rigido. Il tronco ha bisogno dei suoi rami superiori per oscillare. L'albero deve essere allenato, il legno deve essere allenato alle oscillazioni. In questo modo tutta la struttura legnosa si andrà a irrigidire, e se un domani quest'albero non verrà più podato, quindi recupererà con i suoi rami superiori, probabilmente il legno, se viene sottoposto a forti venti, potrebbe essere soggetto a rotture.
Ho osservato che spesso questi tagli bruschi effettuati con la motosega vengono fatti oltretutto fuori periodo. Ogni albero ha il suo periodo per essere potato. Spesso ho osservato fare queste potature nel pieno della primavera, oppure a fine estate, su alberi che andrebbero potati in pieno inverno. Per l'albero è un vero e proprio trauma, perché attraverso questi tagli grossi perderà tantissima linfa. Poi oltretutto gli capitano nel pieno della vegetazione, oppure poco prima che sta facendo la vegetazione. Quindi è un danno che ricade sull'albero stesso, che farà sempre più difficoltà a recuperare. Quindi col passare degli anni quest'albero si indebolirà sempre di più, attirando a sé dei patogeni. Questo tipo di potatura, oltre ad indebolire e quindi poi a fare ammalare gli alberi col passare degli anni, di conseguenza graverà sui costi della collettività, perché poi quell'albero necessiterà di cure, poi magari addirittura verrà dichiarato malato, quindi pericolante. Quindi quell'albero verrà abbattuto completamente, poi bisognerà cavare la radice con un escavatore, poi bisognerà rimpiazzare quell'albero con un altro alberello. Quindi pensate quanto ci costa a tutti noi questa operazione. Il mio pensiero è che siamo nel 2024, ormai ci sono tante informazioni, ormai ci sono tante cose che provano che i tagli grossi, che le capitozzature fanno male agli alberi, sia alberi considerati da frutto che sono nei nostri orti, nei nostri frutteti, che anche alberi che stanno in città. Stiamo perdendo sempre più alberi nelle città, stiamo perdendo sempre più alberi importanti, ed è un vero peccato, perché ci vogliono comunque anni prima di far ricrescere un albero maestoso. Ci vorrebbe il massimo rispetto per questi esseri verdi, che senza chiederci niente a noi, loro in cambio ci donano tutto, ci donano aria pulita, acqua pulita, ci donano cibo, ci donano armonia. Per contenere gli alberi ad una certa larghezza e ad una certa altezza, la soluzione esiste. È una soluzione che non ferisce l'albero, è una soluzione che preserva la salute dell'albero nel tempo. Il taglio di ritorno, ve lo spiego in un video, vi metto il link qui in alto alla vostra destra. In fondo al video troverete dei suggerimenti interessanti per voi. Un saluto da Saverio, ci vediamo al prossimo video, ciao!